Il clima è quasi da ultimo giorno di scuola, una festa generale più che un giorno del giudizio, merito del Barletta che ha letteralmente dominato il girone A di eccellenza. 22 vittorie in 24 partite, il miglior attacco con 71 reti all'attivo e appena 15 subite. Le prossime due gare dunque serviranno per recuperare le energie in vista della finale che metterà in palio l'unico posto a disposizione per la Serie D. Ad attendere il Barletta ci sarà il Martina dell'ex Pizzulli, ma l'obiettivo a breve termine resta comunque la Coppa Italia Dilettanti. Mercoledì, infatti, i biancorossi saranno ospiti dell'Ocri per i quarti di finale, una destinazione in più sull'itinerario tracciato da Mister Farina per lasciare definitivamente la periferia. Non sarà assolutamente una giornata di festa, invece, per l'Ortanova in lotta per la salvezza. La compagine foggiana è alla ricerca disperata dei tre punti. Il Barletta però onorerà l'impegno come ha lasciato intendere Mister Farina. Il campionato è finito, adesso abbiamo più possibilità, devo essere sincero, in questo momento, perché non abbiamo più scontri diretti importanti. Noi onoreremo il campionato, cercheremo di far giocare quelli che hanno giocato di meno. La gara del San Sabino sarà decisiva in chiave salvezza, con la Vigor Trani già in promozione e il San Marco ormai ai playout, in ballo c'è ancora l'ultimo posto. Il Borgo Rosso Molfetta ospiterà l'Atletico Vieste quasi salvo, il Canusa sarà impegnato contro il Città di Mola, mentre il Real City affronterà l'Unione Calcio Biceglie. A chiudere il quadro della 25esima giornata, Vigor Trani Corato, San Marco Manfredonia e Sansevieri Trinitapoli.